Allora, Luca Tremolada, vittoria storica della Ternana, dopo 27 anni, ultima vittoria nel 1991 per 1-0, oggi vittoria più copiosa, bel risultato 3-2, in rimonta con un tuo gol. Allora, qual è la gioia negli spogliatoi? Perché oggi i tifosi sono andati in delirio. È indescrivibile, veramente una giornata da incorniciare, veramente indescrivibile quello che è successo oggi, perché abbiamo fatto penso un'impresa, un qualcosa che la gente si ricorderà nel tempo, perché veramente andare sotto 2-0, ribaltarla così, ma soprattutto dominare così una squadra forte, perché veramente li abbiamo dominati, rimarrà veramente nel cuore, negli occhi di tutti, e questo ci dà lo slancio per cercare una salvezza che fino a un mese fa era inasperata. Però io, se poi vi ricordate, avevo parlato prima di Cittadella, prima di fare questo filotto qua, avevo detto certe cose, ed è bello parlare prima e far vedere quanto la squadra abbia lavorato bene, quanto c'è coesione tra di noi, quanto abbiamo sia valori tecnici che umani. Nella ripresa crollo letteralmente così, perché è stato un crollo del Perugia sia sul piano fisico che del gioco, e invece grande prestazione, grandissima direi, della Ternana, che è cresciuta in maniera esponenziale, più passavano i minuti e più cresceva. Ma io lo stavo dicendo anche prima, è vero che abbiamo preso due gol il primo tempo, però c'era sempre la sensazione che stavamo bene in campo, abbiamo creato due o tre occasioni, abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio, lo stop, il cross, però c'eravamo, il gol che ho fatto comunque sia ci ha dato la certezza che il secondo tempo li avremmo asfaltati, ma perché si vedeva nell'aria, i spogliatoi, i ragazzi avevano degli occhi infuocati, ma non, cioè, era normale, io lo sapevo, l'avevo detto, l'avevo dichiarato prima, noi ci siamo. E quindi tornare così in campo e poi dominare così è tanta roba. Adesso a Terni vi aspetterà un bagno di folla con tutti i tifosi che festeggeranno. Pescara 10.000, ecco, sì, infatti, anche a te, te l'ho chiesto tante volte, te lo richiedo, un appello, perché per far ritornare i tifosi veramente in 10.000, perché in 10.000 solo col Perugia sono venuti, poi non si sono viste più. Guarda, c'è Lorenzo, l'appello lo mettiamo alla società, mettono i biglietti a 1 euro e facciamo 15.000 persone. Bello, tranquillo, no, Lori, col Pescara dobbiamo asfaltarli, ci dobbiamo salvare noi. 15.000, biglietti a 1 euro, siamo dei signori. Lorenzo stavolta lo mettiamo come centrocampista di sostegno. Dai, arrivederci. Ciao, grazie.